Radio Shock, un progetto del Dipartimento di Salute Mentale volto a sensibilizzare le persone sui temi della salute mentale, sui tanti problemi, pregiudizi che ancora esistono in questo ambito, oggi fa un'incursione nel mondo del teatro, della televisione, del cinema, in generale dello spettacolo, con un personaggio poliedrico, Alessandro Preziosi. Infatti ha accettato di rispondere alle domande della redazione di Radio Shock. Andiamo a sentirlo. Sei Prezioso di nome o di fatto? Sono Prezioso di nome, considerando che noi siamo in tanti in famiglia, siamo Preziosi. Quindi quando si è Preziosi in tanti, oltre ad essere Preziosi di nome, si è anche di fatto. Nel 2013 esce la nuova edizione Le Confessioni di Sant'Agostino, edizioni Città Nuova, nella quale è contenuto un DVD dove reciti degli estratti della confessione che credo siano veramente pregevoli. Cosa ti hanno lasciato? E se dovessi fare le confessioni di Alessandro Preziosi, saresti pronto a farlo? E quale faresti? Allora, quell'incisione nel 2013 è stata un'occasione straordinaria, perché ho approfondito un tema che avevo semplicemente affrontato facendo il film. E da lì poi è nata proprio uno spettacolo, un reading che è andato avanti per tanti anni. E quello che mi ha lasciato è una grande curiosità di capire, di imparare a sentire, che è la cosa credo più importante dell'intelligenza. Questa radio si occupa della salute mentale, e la salute mentale dovrebbe basarsi anche attraverso la mappa che ci può dare uno come Sant'Agostino, di farci capire quanto sia importante insegnare a sentire e mettersi nelle condizioni di sentire, perché quel sentire rappresenta la vera intelligenza. Quindi se dovessi fare una mia confessione, cercherei di capire, confessandomi, se sono arrivato a un buon punto di questo tipo di intelligenza. Grazie. Prego. Avanti il prossimo. E via. Grazie. Tra te e Raul Bova, chi ha gli occhi più azzurri? Tu. Indubbiamente tu, perché i tuoi sono più luminosi, più belli e più pieni di vita. Altra domanda. Ti senti un sex simbolo o lo spadaccino di Lisa di Riva Ambrosia? Mi sento un simbolo sexy. Molto bene. Famiglia di avvocati, laurea in giurisprudenza, ma hai sbagliato indirizzo. Ho sbagliato indirizzo perché ho il problema che ha creato poi la legge fra residenza fiscale, domiciliazione promiscua. Quindi io sono nato per essere professionalmente promiscuo e quindi faccio un po' l'avvocato e un po' l'attore. Hai mai avuto crisi di ansia sul set? Ho avuto una volta vicino a Bologna una crisi, un attacco di panico, perché faceva molto caldo, ero molto stressato, molto stanco. E stupidamente non mi sono fermato al momento giusto. La macchina era un camera car, avevo la macchina da presa vicino alla mia portiera, non potevo uscire e me la sono vista proprio brutta. Che ci caldava anche la macchina. Cazzarola. Grazie. Ah, ma 4 per 1, questo è 4 per 4, 16 proprio. Buonasera. Recitando i classici del teatro, cosa vuoi trasmettere ai giovani di oggi? È la sensazione che se non migliora la società i classici saranno costretti a leggerla fino alla fine dei giorni. Maradona sì, Maradona no. Sei tifoso del Napoli? Sì, certo, sono tifoso del Napoli e anche abbastanza nostalgico di Maradona. Sulla spianata del santuario di Loreto hai avuto una visione mistica? Mi sono cambiati gli occhi. Quello posso assicurarlo, e sono stato indubbiamente accompagnato da una grande forza che per pudore non descrivo. Festival di Sanremo 2018, hai cantato Bisogna imparare ad amare. Tu a che punto sei con l'apprendimento? Roba di qualche ora. Veramente, mancano 12 ore. Grazie. Grazie a te. Amare, tu a che punto sei con l'apprendimento? Con l'apprendimento di amare? Ma io non penso che l'amare si possa apprendere, io credo che l'amare consista nell'avere la forza di cambiare il paniere ogni giorno. E non è un modo di dire, perché chi ha un po' di esperienza come me di vita non sempre corrisposta nelle due direzioni dialogiche, ho imparato che ogni giorno te la devi cavare, ti devi rimboccare le maniche e devi imparare ad amare. Non ti senti mai il mal d'amore?
No, perché ho due figli meravigliosi, quindi Mal d'amore è una, e ho dei genitori altrettanto meravigliosi, quindi no. Complimenti per la tua voce, sei il nuovo Alberto Lupo italiano, la voce per eccellenza. Ah, diciamo che la mia professione è partita sentendo e ascoltando il doppiaggio di Giancarlo Giannini, che doppiava Mel Gibson nell'Amleto di Zeffirelli, e poiché questa musica che sembrerebbe di fastidio che sentite è invece la musica che accompagnerà proprio un omaggio a Franco Zeffirelli, quindi domanda più giusta non potevi farmi. Vi voglio bene, grazie a tutti, ciao ciao, ciao. Grazie, grazie.